Io volevo far dire a ciascuno una battuta prima di lasciare spazio alle vostre domande. Partirei con Luigi Manconi, prego, che è il, come dire, il fautore del film. È lui che ha preso con Valentina Calderone, ha preso contatti con Costanza Quattriglio, e abbiamo visto anche nel film come il suo nome compariva anche su quei poster. La cosa, l'associazione a buon diritto, nasce così. Noi eravamo in contatto con la famiglia di Mastro Giovanni, in particolare con Grazia Serra, e si avvicinava il processo e c'era una diffusa frustrazione e un molto radicato pessimismo motivato da tanti atti che appunto avevano preceduto l'apertura del dibattimento, e quindi fummo sollecitati dai familiari, Valentina Calderone e io e gli altri dell'associazione Buon Diritto, a immaginare un'iniziativa pubblica che potesse accendere i riflettori sul processo e sollecitare l'attenzione della società nazionale che, io direi nella sua stragrande maggioranza, ignorava assolutamente quanto fosse accaduto a Vallo della Lucania. Allora, siccome avevamo già avuto modo di vedere frammenti della videoregistrazione, pensammo che quello fosse il documento forte, quello che poteva effettivamente trasmettere un messaggio intenso. Come già era accaduto in altre circostanze, a noi, proprio a noi personalmente, a Valentina e a me, la scelta non fu facile. Ci era capitato, quando decidemmo di diffondere su richiesta dei familiari le foto di Stefano Cucchi riprese in obitorio. Si violava con la pubblicazione di quelle foto la sfera più intima, privata, in qualche modo da tutelare, dell'identità personale. E la stessa cosa valeva per Franco Mastrogiovanni, quindi la scelta fu l'esito di una meditazione sofferta da parte dei familiari, perché evidentemente a Buon Diritto, io, Valentina, non avevamo alcun potere la decisione. I familiari, dopo una tormentata riflessione, decisero per il sì, e così, diciamo, in coincidenza con l'apertura del processo, facendo in modo che la conclusione delle immagini arrivassero nel momento in cui il processo si apriva, lo consegnammo Alessandro Giglioli dell'Espresso, e le 87 ore furono trasmesse ininterrottamente nel circuito dell'Espresso. Dopodiché, e questo tengo moltissimo a dirlo, noi conoscevamo già il lavoro di Costanza, amavamo molto i suoi film. Io continuo a chiamarli film, non docufilm o documentari, e abbiamo pensato, direi così, che la capacità di Costanza Quattriglio di trarre narrazione, letteratura cinematografica, anche dalle immagini più fredde, più aride, più assettiche, e dare loro vita, vita, cioè capacità di racconto, era la qualità che poteva far sì che da quelle immagini terribili e così gelide potesse venire fuori un racconto. Ecco, così abbiamo contattato Costanza e abbiamo visto con lei quel lungo filmato, e lei credo che
sia stata immediatamente colta, e così nasce questo lavoro di cui noi siamo a lei infinitamente grati. La questione della fiducia riguarda l'enorme problema del rapporto paziente-medico e la asimmetria di potere, conoscenza e mezzi e risorse che appunto c'è, perdura e si riproduce tra il medico e il paziente, e pone dunque come cruciale esattamente ciò che ha appena detto Grazia, la necessità indifferibile di una consapevolezza dei propri diritti e la forza per farli valere, perché è la seconda questione ancora più ardua da conquistare, la forza di farli valere, perché nel momento in cui si entra in una struttura sanitaria c'è una forza intimidatrice della stessa struttura e del suo apparato gerarchico che spesso impedisce al paziente di far valere i propri diritti. Ma poi c'è altro, e c'è tutta una patologia italiana. Allora, Grazia ha incontrato un medico davanti alla porta del reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania, e uno dei sei medici condannati per la morte di suo zio. Quel medico condannato per la morte di suo zio e un altro medico condannato per la morte di suo zio sono stati protagonisti di un'altra analoga e altrettanto terribile vicenda accaduta nel giugno di quest'anno a non molti chilometri da Vallo della Lucania, dove un giovane uomo sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio è morto in un ospedale della provincia di Salerno, e la disposizione per il DSO era firmata da due medici, uno dei quali era il medico tra quelli condannati. Ma non ci si ferma qui. Quando i familiari di questa persona, il suo nome è Malzone, si sono presentati alla porta di quel reparto psichiatrico, quindi riproducendo a distanza di 6 anni la stessa identica scena vissuta da Grazia Serra, sono stati bloccati da un medico che ha impedito loro di incontrare il parente, e uno di quei medici condannati per la morte dello zio di Grazia Serra. Ora, in questo a mio avviso c'è un oscuro elemento di perversione individuale che solo il professor Peppe Dell'Acqua forse potrebbe aiutarci a decifrare, perché qui si finisce negli abissi tenebrosi dell'animo umano se pensiamo che una persona che ha subito una condanna è capace di riprodurre lo stesso comportamento definito reato, e stiamo parlando di un medico, come si dice nella retorica dominante, che ha fatto il suo bel giuramento di Ippocrate. Allora c'è qualcosa davvero che, oltre alla questione fondamentale della fiducia, ci inquieta e ci turba rispetto al nostro sistema complessivo, che appunto presenta queste perversioni al sud come al nord. Al nord. Questa è la seconda considerazione che volevo fare. Quest'estate noi abbiamo avuto 3 morti di TSO. Uno è questo che ho appena evocato, un altro, il suo nome è Guerra, e la sua vicenda si è svolta nella campagna padovana. Una terza persona è Andrea Soldi, morto mentre veniva sottoposto a TSO
in un piccolo parco della città di Torino. All'inizio del film di Costanza voi avete sentito una testimone che diceva come è avvenuto il TSO, cioè l'azione di fermo di Franco Mastrogiovanni. Quella testimone diceva: la guardia costiera avvertiva attraverso i suoi altoparlanti, attenzione, rivolta ai bagnanti, allontanatevi, è in corso una caccia all'uomo. Non è una forzatura di quella testimone, è stato detto testualmente questo: è in corso una caccia all'uomo. Cosa sta succedendo, cioè? Che l'applicazione del trattamento sanitario obbligatorio in una serie di circostanze che non siamo in grado di né di statisticamente documentare, cioè qual è la percentuale dei casi in cui si presenta questa situazione estrema, in un numero non irrisorio di casi, il TSO viene applicato quasi fosse un mandato di cattura. E la procedura di fermo attuata nei confronti di Andrea Soldi a Torino corrispondeva alla lettera e in ciascuno dei gesti compiuti dai vigili urbani che hanno effettuato quel fermo, in ciascuno dei gesti, sia chiaro, in ciascuna delle mosse, delle azioni, dei movimenti delle mani e del corpo di ciascuno di quei vigili urbani, corrispondeva a un'azione di fermo come polizia e carabinieri frequentemente fanno nei confronti di coloro che devono arrestare perché pericolosi criminali, attraverso una modalità che gli stessi comandi della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno indicato come non più attuabili, perché in un numero rilevante di casi letali, cioè una modalità di fermo della persona che può produrre una compressione toracica che porta all'asfissia o alla morte o all'infarto. Bene, questo è stato applicato nei confronti di Andrea Soldi nello scorso agosto a Torino. Allora, e finisco. Qua sta la domanda davvero terribile che dobbiamo porci. Franco Mastrogiovanni, nella valutazione più, come dire, critica che possiamo fare, era una persona eccentrica, che aveva alcuni comportamenti trasgressivi. Cioè, si opera questo terribile slittamento di senso, l'eccentricità che diventa capo di imputazione, il capo di imputazione che prende il posto, in altri casi, di un disturbo mentale, il disturbo mentale che diventa caso criminale e quel TSO che appunto si trasforma in un mandato di cattura. Ma se questo avviene, io penso che oltre alla responsabilità di medici infedeli che firmano TSO immotivati, di carabinieri, agenti di pubblica sicurezza e vigili urbani che in parte per incapacità, impreparazione gravissima, superficialità, compiono dei fermi del tutto fuori dalle regole, e per il disastro della psichiatria, oltre a tutte queste ragioni serie, fondatissime e preoccupanti, c'è il fatto che probabilmente nella mentalità collettiva, nel senso comune di cui tutti ci nutriamo, si è realizzato un processo regressivo e dopo decenni l'essere matto è tornato a essere un capo di imputazione. L'essere matto è una colpa. L'essere matto è un atto di accusa che merita un comportamento criminale, non cura, assistenza, adeguata terapia. Bene.